Innanzitutto grazie di essere venuti e volevamo oggi dare una presentazione un po' generale di quello che, perché non si può fare una cosa molto specifica, il tema è vastissimo, però una spiegazione un po' generale di quello che è il mobile, in particolare dell'Ottocento, la storia del mobile, come nasce una certa tipologia di mobile. Per poter far questo chiaramente bisogna fare qualche passo indietro, nel senso che l'evoluzione di quello che è l'arredo parte dai primissimi anni in cui si inventa l'arredo, quando esiste solo il cassone, vedremo qualche esempio, fino ad arrivare ai giorni nostri con degli arredi che sono molto quasi estremamente funzionali, se non solo funzionali. All'interno della storia del mobile noi vedremo una serie di trasformazioni che sono legate al gusto, che sono legate alla funzionalità appunto dell'oggetto, dell'arredo, e che sono legate anche alle trasformazioni. Noi oggi abbiamo dei mobili antichi che giungono a noi trasformati perché cambiano i bisogni e le funzionalità dei mobili. Faccio degli esempi che molto concreti che magari conoscete. La madia, che è un mobile che nasce in antico per contenere la farina, è un mobile che fondamentalmente è un contenitore con un coperchio che si alza e che veniva riempito di farina. Nel Novecento, quando la farina non viene più custodita nelle case, non ha più senso di esistere e quasi sempre gli antiquari hanno bloccato i piani e aperto delle ante che non esistevano. E queste sono trasformazioni che avvengono nei secoli e che cambiano perché cambia lo stile di vita. Quindi in realtà il mobile è una parte di oggetto che noi utilizziamo quotidianamente, che si muove, cambia e muta nei secoli, ambientandosi e ricollocandosi secondo il gusto, secondo lo stile, secondo le necessità. Mi piaceva partire, quindi io vi farei vedere una carrellata di foto, sono 19 foto, facciamo molto in fretta, però ci danno una carrellata su quella che è l'evoluzione dei mobili nei secoli, a partire da che cosa? Non dai mobili stessi, ma da dei dipinti. Perché l'analisi più vera che possiamo avere è avere dei dipinti d'epoca e guardare attraverso i dipinti come erano i mobili in antico. Quindi a partire da vedremo il primo esempio, la cosa che vediamo interessante, ci sono un po' di riflessi, spero che si veda, è la tavola, perché uno dei mobili che è cambiato sia nella sua forma che nell'utilizzo maggiormente è proprio il tavolo, la tavola da pranzo. In antico in realtà le tavole da pranzo non esistono come il tavolo che abbiamo in mente noi, ma sono, questo documentabile in tutti i dipinti dell'epoca, in realtà dei cavalletti con delle assi che venivano messe sopra. Quindi noi abbiamo dei semplici cavalletti che poi potevano essere più o meno lavorati in qualche modo, su cui veniva messa all'occorrenza una tavola, imbandita attraverso le tovaglie, che erano la cosa più preziosa, tolgo gli occhiali che sbattono, fanno casino, era la cosa più preziosa che c'era, la stoffa costava tantissimo perché richiedeva lavorazione, e quella era la tavola del tempo. Questo cosa ha comportato? Succede questo per diversi secoli, fino agli inizi del Settecento, ma fino quasi alla metà, fatto eccezione per l'Inghilterra, che per motivi anche legati alla rivoluzione industriale arriverà in fretta ad avere dei tavoli. In realtà nel resto d'Europa il tavolo è molto raro, spesso sono tavoli più da biblioteca che da pranzo, ma il tavolo da pranzo non esiste e quindi è uno di quei mobili che è più reinventato, utilizzerei questo termine, dagli antiquari poi nel Novecento, perché chi voleva un tavolo antico, l'antiquario faceva in modo di far trovare un tavolo antico e spesso era un'invenzione ricreata con legni antichi. L'immagine successiva, secondo me, è una delle più belle nella storia delle arti decorative che possiamo avere, e si trova a Venezia, all'Accademia di Venezia, e fa parte del ciclo delle storie di Sant'Orsola, dipinto da Vittore Carpaccio, siamo alla fine del 400. Questo è molto interessante perché ci fa vedere questa camera, la camera di una regina, quindi senz'altro addobbata in maniera molto ricca e interessante, però questa camera regina ci presenta tutto quello che era l'arredo del tempo. Quindi noi vediamo dei mobili, vedete, mi sposto per indicarvi, qui abbiamo delle scansie, che però sono delle scansie murali che sono chiuse solo con delle porte. Ci sono delle porticine che le chiudono. Gli altri mobili che abbiamo sono questo sgabello col tavolo, molto semplice, molto rustico, anche in questo caso rivestiti con una stoffa. Una cattedra importante, perché parliamo di una regina, anche in questo caso rivestita di stoffa, quindi il legno non era la parte più importante.
mentre tutto il legno abbiamo queste cassapanche attorno al letto e attorno alle pareti. Fondamentalmente la cassapanca era nel 400 e poi nel 500 il mobile principe della casa, era il contenitore principale. In questo caso ci mostra anche che era tutta intarsiata, secondo quei motivi di intarsio tipici di quell'epoca, che vengono chiamati alla certosina. Abbiamo poi il letto era fondamentalmente un letto baldacchino quasi sempre, perché il problema principale erano due all'interno dell'arredamento: il caldo, cioè proteggersi dal freddo, e la luce. Sono i due temi che dominano l'arredamento nel tempo antico, ancora oggi. Quindi il letto doveva avere delle cortine per poter mettere tendaggi per proteggere durante la notte dal freddo. Nello stesso tempo dovevano esserci delle finestre luminose e degli specchi davanti ai quali mettere, vedete, questo è uno specchio, si vede lateralmente, che porta una candela, perché la candela era la luce della stanza, con lo specchio rifletteva e aumentava la luminosità. Vado avanti un po' più velocemente, qui siamo nel 600, si introduce quello che è un concetto di divisione fra quello che è l'arredo da parata, cosiddetto, cioè da esposizione, e l'arredo d'uso, l'arredo quello più domestico, diciamo. Quindi abbiamo una serie di ambienti che tutti i grandi palazzi allestiscono con degli arredi che non sono in realtà funzionali, ma che servono per testimoniare la ricchezza, la forza, la potenza dell'accasato che sta accogliendo i propri ospiti. Quindi in questo caso noi abbiamo questo bellissimo interno, siamo nella metà del 600 e siamo a Napoli, è considerato l'interno di un notaio comunemente questo interno, e vedete che abbiamo dei grandi stipi monetieri che non erano dei mobili funzionali, cioè non ci si conteneva la farina piuttosto che le tovaglie come abbiamo visto le cassapanche, ma erano dei mobili che servivano soprattutto per fare arredo vero e proprio, per comunicare una potenza. Sono quasi sempre mobili rivestiti di ebano, avorio, soprattutto a Napoli in quegli anni. Quindi si introduce un concetto di mobile che tendenzialmente, vedremo adesso una serie di slide, sta sempre addossato alle pareti. Se voi vedete non è al centro della stanza, ma è un mobile destinato a stare contro la parete, sovrastato da quadri, perché è esposizione, è semplicemente arredo espositivo. Tanto vero che le sedute, questo è riscontrabile soprattutto nelle sedute dorate, oppure laccate, dipinte, non erano finite nella parte posteriore. Cioè noi siamo abituati ad avere delle sedie che sono belle anche dietro, perché stanno al centro della stanza. In antico le sedute, soprattutto a parata, erano contro la parete e quindi nel retro non venivano nemmeno finite. Mentre tutto l'arredo di servizio era un arredo che non era esposto, perché era un arredo non bello, era un arredo di utilizzo. Chiaramente con le dovute eccezioni a seconda della casata in cui si era, del palazzo in cui si era. Questa è una delle gallerie, delle sale più belle che abbiamo in Italia, Palazzo Colonna, e viene terminata nel 1701, quindi un ambiente barocco. Anche qua mi interessava farlo vedere per far capire, ne vedremo due o tre di queste, per far capire come appunto l'arredo, in questo caso sono delle console, sono delle bellissimi tavoli d'appoggio, che sono delle vere e proprie sculture in realtà. Sono dei mori intagliati, degli schiavi mori, che vengono intagliati a reggere questi piani pesantissimi di marmi importanti. Sopra abbiamo tutto un affresco che comunica con le console, perché tutto quanto, tutto l'apparato in realtà racconta la potenza della famiglia che nella battaglia di Lepanto ha vinto i turchi. Quindi sia l'apparato decorativo di affresco, ma anche tutto l'arredo, cioè le console piuttosto che le specchiere sopra, narrano, diventano dei mobili che stanno raccontando, che stanno facendo scena, è quasi un teatro in cui si entra e si guarda. Chiaramente non hanno un utilizzo se non espositivo, cioè sopra questi mobili, come vedete, sono poste statue piuttosto che... E questo è uno degli ambienti più belli conservati d'epoca barocca. Andando avanti, nella metà del Settecento, anche durante l'epoca del cosiddetto rococò o barocchetto per l'Italia, succede la stessa identica cosa. La prima grande scoperta, l'abbiamo vista anche in quella precedente, vedete che, aspettate che torno indietro un attimo, se ci riesco, vedete sopra le console ci sono delle grandi specchiere. Lo specchio, soprattutto in dimensioni un po' più grandi di quel piccolo specchietto che abbiamo visto del 400,
è una rivoluzione importantissima nella storia dell'arredo, perché capite che aveva un potere di distribuire e aumentare l'illuminazione fortissimo. Quindi i saloni, quasi tutti i palazzi, hanno dei saloni rivestiti di specchi, cioè le pareti, che in antico erano rivestite soprattutto in cuoio, i cuoi dipinti, anche quelli dorati per riflettere la luce. Con la scoperta dello specchio spariscono pian piano i cuoi dipinti e si introducono gli specchi agli interni delle pareti dei palazzi. Chi avesse voglia e tempo, vi suggerisco una visita a Palazzo Te dopo il 26 di marzo, perché hanno allestito, stanno allestendo, inizieranno, faranno l'inaugurazione il 25-26, adesso non ricordo, però se cercate online lo trovate, delle sale tutte riallestite con i rivestimenti in cuoi paretali come erano a Palazzo Te nel 500. Ed è una mostra molto rara e interessante andare a vedere. Quindi vi dicevo, si introduce lo specchio in questo che è un palazzo, Palazzo Snari di Caraglio a Torino. È un palazzo che è stato realizzato dall'architetto Benedetto Alfieri, siamo nella prima metà del Settecento. Voi vedete che c'è, le pareti sono rivestite ancora di specchi, e la cosa interessante, purtroppo non posso allargarvi la foto, spero che si veda, i divani hanno una forma che segue la forma della decorazione della parete. Questo cosa significa? Che quel divano lì è stato pensato e costruito per essere alloggiato in quel punto. Noi oggi purtroppo tutti gli arredi che ci arrivano, l'antiquariato che poi rivendiamo nelle case, sono completamente decontestualizzati dall'ambiente per cui erano stati pensati. Quindi noi questi divani poi dopo li vediamo in un salotto moderno da soli, ma in realtà facevano parte di un complesso che era una stanza completa. Questo è Snardi di Caraglio, Torino. Questo invece è Palazzo Reale a Genova, più o meno gli stessi anni, l'intagliatore delle sculture Parodi. Qui la stessa identica cosa, in questo salone, che è la sala anche questa degli specchi, in realtà è luminosissima, ci sono grandi finestre che si alternano a degli specchi e quindi non c'è spazio per grandi sedute, vengono fatti questi bellissimi sgabellini perché è l'unica seduta che può stare appoggiata a parete in maniera comoda. Ecco. Arriviamo poi all'Ottocento, questa è una delle prime slide che vedremo adesso dell'Ottocento. Questa è realizzata per una proposta d'interno, un progetto di Fontaine che è realizzato per Parigi per un interno importante, imperiale, e quindi qui abbiamo ancora un concetto molto di arredamento accostato alla parete. Sia il letto accostato alla parete che le poltrone, però tutto già costruito e concepito per poter anche rientrare nella stanza. Perché cosa succede? Con la rivoluzione industriale cambia il concetto di vita, ma anche all'interno dell'aristocrazia, quindi inizia ad esserci l'interesse per quello che è un vivere vicini, per avere quello, dopo la mia collega racconterà dei salotti letterari, però nasce proprio il gusto di avere una vita più intima e degli spazi più intimi da vivere e da abitare. Addirittura si creano e si inventano degli spettacoli, sono famosi gli spettacoli a Napoli di Lady Hamilton, che è la moglie di questo ammiraglio, che è in stanza a Napoli per diversi anni, che rappresentava, raffigurava le scene delle danseuse ritrovate a Pompei e lo faceva come teatro casalingo e arrivavano a tutta Europa per vedere questo teatro casalingo e quindi l'arredo diventa un arredo più conviviale. Quindi pian piano cosa succede? Che le sedute già alla fine del Settecento diventano sedute che devono essere anche da centro. Nascono anche sedute nuove che vengono dette proprio da conversazione. E poi nascono tutta una serie di arredi che sono destinati ad una vita più intima e più di contatto, di incontro. Oltre a questo c'è da dire, ecco questo è un esempio, questo qui è il salotto della Madame de Barry, il salotto privato, dove non è più una stanza di rappresentanza, ma è un salotto di vita. E come vedete ci sono i tavolini centrali, le sedute a gondola che siamo abituati a vedere anche noi nelle case dei primi dell'Ottocento, e anche tutta l'esposizione dei quadri, gli stessi quadri di questi salotti, non sono più quadri di grandi dimensioni che devono fare effetto e fare scena, ma diventano quadri da collezione. Quindi abbiamo le miniature, i piccoli quadretti, cambia proprio il concetto di vita e di arredo. Una cosa che dà una fortissima spinta a tutto questo cambiamento è la rivoluzione industriale.
Non a caso la prima nazione che sposta l'attenzione dell'arredamento su un arredo che deve essere anzitutto funzionale, solido, robusto e pratico da utilizzare è l'Inghilterra, perché è la nazione che per prima inserisce delle tecniche nuove di costruzione che industrializzano la produzione, quindi diventa una produzione più di massa che si realizza con più facilità perché ci sono macchinari che facilitano la produzione, e poi soprattutto c'è un pubblico nuovo che richiede degli arredi, che vuole degli arredi che siano di concezione nuova, cioè arredi che possano essere di intimi, di salotto da poter utilizzare, però nello stesso tempo vuole degli arredi che possano rispecchiare la ricchezza degli arredi dei grandi re e dei grandi principi. Quindi nell'Ottocento noi assistiamo nelle grandi palazzi, questa è Maria Isabella, la regina di Napoli, all'interno del suo salotto ottocentesco. Dopo che sono rientrati, è già crollato l'impero, loro rientrano a Napoli, siamo nel 1830-38 circa. È molto interessante perché gli arredi sono proprio degli arredi uguali a quelli domestici che troviamo nei palazzi normali. Per darvi un'idea, queste sono sedie intagliate che possiamo trovare nei mercati antiquari perché erano sedie comuni. Quella che vedete in fondo, piuttosto che questo tavolo, sono dei identici praticamente a questi, intarsiati con chiari e scuri, rispecchiano il gusto comune di quell'epoca. E non c'è più una grande distinzione all'interno di questi salotti tra quello che è l'arredo da parata e l'arredo normale. Diventano tutti arredi casalinghi, di uso comune. Mentre nei saloni pubblici continueranno ancora fino agli inizi del Novecento a realizzare chiaramente allestimenti da parata. Ok, questo siamo sempre a Capodimonte come prima, vedete che nascono questi nuovi arredi, che sono arredi di uso tipo il segreter, tavolini da centro, le solite sedute che dicevo prima, questi piccoli gheridon, che sono tutti tavolini con varie funzioni, c'è il tavolino da cucito, il tavolino da toiletta, lo scrittoietto come questo, con tutti i vani che si aprono, il segreter con i segreti all'interno che si aprono, ad esempio questo prima cercavo di aprirli, non mi ricordo più come si fa ad aprirli, quindi non potrò farvi vedere più di tanto, mi sono ricordato solo come si apre l'anta. Però c'erano tutti questi meccanismi che erano richiestissimi perché erano più erano particolari, chiaramente più erano interessanti. Qui sono altri esempi, diventa un arredo molto utilizzato all'interno delle case, lo vedremo in un altro paio di slide, sono i paraventi, i separé, perché aiutano a creare ambienti diversi e salottini diversi. E come vi dicevo prima, nascono tutti i revival, ve lo accennavo prima, cioè col fatto che nasce una nuova classe sociale che richiede arredi di un certo tipo, che è la borghesia cosa fa? Inizia a richiedere tantissimo dei revival di quelli che erano gli arredi storici importanti dei grandi palazzi. Questo crea anche un momento nella storia del mobile che secondo me è anche molto simile a quello che sta succedendo adesso. Mi confrontavo l'altro giorno col mio collega che segue il design e mi diceva che ormai le grandi case produttrici di mobili moderni stanno facendo tutti i revival di giapponti, scarpa, stanno riprendendo la produzione quasi come se non avessero più fantasia nel creare qualcosa di nuovo. Nella metà dell'Ottocento, ma già negli anni 30, succede la stessa cosa. Un po' perché c'è la richiesta di questi arredi, un po' perché c'è un vuoto produttivo di un nuovo stile fino all'arrivo del Liberty, per 40-50 anni c'è un grossissimo recupero di quelli che erano gli stili precedenti e una riproposta. E c'è anche una grande richiesta, chiaramente, della nuova borghesia che vuole avere in casa un mobile in stile gotico, piuttosto che un mobile in stile Luigi XV, con bronzi dorati. Quindi le produzioni iniziano a creare questa tipologia di arredi. Una cosa che aiuta tantissimo la diffusione anche mondiale è la nascita delle esposizioni universali, perché nell'Ottocento iniziamo con Londra, Parigi, a creare queste grandi esposizioni dove tutti i grandi produttori, anche italiani, le varie botteghe, vanno ad esporre i loro pezzi migliori e tendenzialmente sono pezzi che guardano a copie del passato. E quindi vediamo ancora un paio di immagini. Ecco, questi sono salotti viennesi, quindi molto rigidi nel loro gusto.
vedete che in ogni angolo dove c'è il divano non è più da solo contro le pareti come abbiamo visto prima, ma c'è sempre frontalmente un tavolino con altre sedie che possono creare un angolo di salotto. Questa è una camera da signora, ve l'ho messa perché qui abbiamo un esempio di revival. Questa è una toilette che era stata realizzata in epoca impero per il palazzo, per Napoleone, per Josephine, che viene riprodotta in un'epoca successiva in maniera più industriale, quindi con più copie che vengono vendute. E l'altra cosa secondo me molto interessante, a parte che vabbè, non si vedono questi tavolini piccoli che nascono di tutti i tipi, alla fine dell'Ottocento c'è questo gusto per le sedute, gli imbottiti completamente rivestiti di stoffa. Ha capito lei, quindi con tutti questi bottoni, però iniziamo ad avere degli imbottiti che sono molto rivestiti di stoffe. Quando vi dicevo che nasce l'arredo, ad esempio c'è là un divanetto che poi potrete vedere, che è un divanetto da conversazione, e quel divanetto ha due sedute distaccate, forse l'avete visto, che si girano e possono mettersi in modo che le due poltrone da divano diventino due poltrone che si guardano. Cioè nascono tutta questa tipologia di arredi che non sono più atti a fare solo rappresentanza, ma devono avere una funzionalità. Questo sempre in stile neogotico, è Palazzo Giustiniani a Roma. E è interessante perché questo in realtà è una mezza veranda, perché questo è tutto un porticato aperto e chiuso, e quindi nasce anche tutta una serie di arredi che deve riproporre lo stesso concetto di funzionalità anche in quelli che sono i portici. E quindi nascono una serie di arredi, tipo questo è in stile neogotico, ma sono realizzati a finto bambù, come se fossero arredi da esterno, che però in realtà stanno all'interno del palazzo. Dovremmo aver quasi finito. Sì, vi ho messo qualcosa ancora di curioso. Come vi dicevo, c'è il collezionismo che diventa quotidiano, che abbiamo visto prima la foto dove c'erano tante campane di vetro con orologi. Quindi nasce tutto questo collezionismo e quindi ci sono una serie di arredi, quei pensili con ripiani, piuttosto che le angoliere tutte a ripiani. Vedete quei mobiletti che hanno ripiani ovunque, che servivano a contenere, ad appoggiare tutti i ninnoli che venivano acquistati per queste collezioni. Qui possiamo vedere la signora che cuce e la fanciulla col fidanzato che conversa nell'angolo. Quindi c'è proprio una dimensione anche nella riproduzione di queste scene d'interno dell'epoca che riportano anche la scena di vita. Ecco, questo era divertente perché siamo verso la fine dell'Ottocento. In Italia c'è questo grandissimo revival che avrete presente tutti, che è il Neorinascimento, perché quando si... In realtà è uno stile che inizia a essere ripreso già negli anni 30-40 in Italia, il Rinascimento. Però con l'Unità d'Italia viene scelto come simbolo e come stile caratteristico e rappresentativo dell'Italia il Rinascimento fiorentino, perché è lo stile che comunque aveva avuto maggior diffusione nel mondo. Quindi da quel momento lì il Rinascimento viene riprodotto continuamente in tutte le città d'Italia in realtà. E questo è un esempio con queste sedute neorinascimentali. Poi vabbè, ci sono queste teste di cervo. Ecco, questa è l'ultima che credo che ho messo. Qui l'ho messa per il discorso della stoffa, dell'importanza della stoffa che vi accennavo prima. Tutte le sedute vengono rivestite e ricoperte, non c'è più la seduta, anche la seduta normale, a quel punto viene riprotetta nuovamente da una stoffa. Le stoffe sono la cosa più preziosa fino agli inizi dell'Ottocento, la cosa che costava di più. Se voi andate a vedere i pagamenti degli inventari, per quanto riguarda l'arredo, i mobili, quello che costava di più erano le stoffe che rivestivano le sedute, i marmi che coprivano i mobili e ad ultimo la foglia d'oro che rivestiva le dorature. Poi arrivavano l'intagliatore, il doratore, il falegname, però quello che costava di più era la materia. Quindi qui veniva rivestito tutto. E l'altra cosa curiosissima sono questi mobili che vi dicevo, che sono dei revival del Luigi XVI francese, che vengono riprodotti in grande quantità in tutta la seconda metà dell'Ottocento. Quella è una scala a chiocciola, sì. Che torna indietro, è una scala a chioccia bellissima perché è tutta rivestita con quelle tende che scendono. No, poi ho cercato delle foto, che ho fatto qualche foto dal libro direttamente,
e poi ne ho cercato alcune in internet, però queste scritte non sono molto leggibili. Però per chi fosse interessato, il testo più importante di che racconta questa evoluzione dell'arredo è un testo di Mario Prats che è La filosofia dell'arredamento. Si trova abbastanza facilmente online ed è bellissimo perché contiene centinaia di quadri e di disegni che raccontano questa storia del mobile. Io ho preso qualche esempio più eclatante, diciamo. Filosofia dell'arredamento, Mario Prats. Ecco, qui un altro esempio, vedete come all'interno di un'unica stanza, in maniera quasi sovrabbondante, ci sono questi salottini al punto che sembra quasi trovarsi in un bar. Cioè ci sono tavoli, salottini, un po' ovunque, perché questa dimensione del salotto diventa importante, ma diventa importante anche per la stessa società, perché poi nel salotto si firmavano contratti, si facevano incontri, si facevano pensieri che portavano ad azioni. Però quello lo lascio raccontare alla mia collega. Io dopo le slide, che dovrebbero essere terminate, sì, se volete guardiamo un attimo la parte invece di mobili.